Chi è Omar Solet? Omar Solet, difensore francese, appunto 24enne, che sarà il nuovo difensore dell'Udinese. Trattativa chiusa in pochissimi giorni, con il difensore che arriverà a parametro zero. Ma non potrà giocare con l'Udinese almeno fino a gennaio. Perché? Perché era stato già incluso nella lista della prima parte di campionato del Salisburgo, quindi doveva giocare con il Salisburgo almeno fino a gennaio. Poi però, data appunto la sua mancata volontà forte di non rinnovare il suo contratto con il club austriaco in scadenza nell'estate del 2025 e alcune appunto divergenze che hanno portato appunto a chiudere il rapporto, c'è stata la rescissione del contratto lo scorso 14 settembre. E quindi fino a gennaio non potrà giocare e non potrà essere incluso nella lista dell'Udinese, ma potrà comunque allenarsi appunto con il club friulano. Ma a parte questo, chi è sto Omar Solet? Infatti, questo nuovo difensore che adesso verrà a giocare in Serie A con la maglia dell'Udinese. Allora, come ho già detto, difensore francese, 24 anni, che ha debuttato nella sua carriera con la maglia dello Stade Lavois in Francia, dove ha giocato nelle giovanili, ha debuttato in prima squadra all'inizio del 2017 e che ha giocato fino al 2018. Nel 2018 poi si è trasferito a Lione con un prestito con diritto di riscatto, in prestito a gennaio per poi essere riscattato a giugno, per una cifra complessiva tra prestito oneroso e diritto e riscatto intorno ai 2 milioni di euro. A Lione farà due ottimi anni, che dove verrà appunto messo sotto gli occhi di tanti club che si interesseranno a lui, finché nel 2020 si trasferirà in Austria, dove vestirà la maglia del Salisburgo dal 2020 fino appunto allo scorso 14 settembre. Il difensore quindi, dato che ha giocato a Salisburgo eccetera, presenta anche un'esperienza sia appunto in campo, che vanta in carriera 169 presenze in cui ha anche partecipato a 6 gol e 9 assist. È un giocatore abbastanza pulito, solamente 10 cartellini gialli in carriera, di cui nella scorsa stagione con il Salisburgo ha appunto realizzato 21 presenze, di cui un gol, un assist e solamente un cartellino giallo. Caratteristiche che vanno contro appunto alla sua capacità, diciamo, e ai suoi modi di giocare, ovvero che rispecchiano perfettamente la scuola Red Bull, ovvero di club come Salisburgo, come Lipsia, ovvero aggressione, grande capacità appunto con il pallone, di fare passaggi anche con grandissima precisione e anche in profondità, grandissima intensità in mezzo al campo, che appunto quindi grandissima intensità e aggressione che vanno molto contro al suo giocare pulito, ovvero solamente un cartellino giallo, e che quindi fa capire che riesce molto a trovare in accordo tantissime caratteristiche e riesce appunto a migliorarle in brevissimo tempo. No, a parte questo, è un difensore molto alto, 1,92, ma che ciò non appunto contrasta la sua grande agilità e velocità appunto che gli permette anche di reggere negli uno contro uno anche contro difensori più rapidi di lui, ma che appunto è molto bravo sia nel breve appunto sia nel lungo. È un difensore, diciamo, che può essere molto molto utile a una squadra come l'Udinese, anche perché è un giocatore che vanta esperienza europea, se si può dire. Però a parte questo, è un giocatore veramente che potrà secondo me dare una mano all'Udinese. Dovremmo aspettare però a gennaio per appunto vedere cosa saprà fare e appunto vederlo debuttare in Serie A. Sicuramente il giocatore poteva partire anche in estate dal Salisburgo, era appunto la richiesta del Salisburgo, però nonostante l'anno in scadenza era di ben 10-15 milioni di euro, quindi per far capire il valore del giocatore. Si erano interessati diversi club a lui, anche l'Inter appunto, soprattutto poi quando è avvenuta la rescissione del contratto come quarto quinto difensore, però alla fine hanno preso Palacios. Però è un difensore che appunto è sicuramente molto molto utile e che secondo me alla fine giocherà titolare in questo Udinese. Voi che cosa ne pensate di questo acquisto e appunto che debutterà in Serie A? Poi sicuramente dovremo aspettare gennaio. Ditemi la vostra nei commenti.